Ciao a tutte ragazze ragazze, io sono Bernic e oggi siamo qui in un nuovissimo video di Roblox Ragazzi io sono il Bernic del futuro e volevo dirvi solo una cosa che vi ho detto anche dopo Che purtroppo in questa parte non mi ha registrato la voce, quindi io eh, vi commenterò quello che sta succedendo Allora ragazzi... Per iniziare col video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Iscrivervi al canale attivando la campanellina e condividere il video con tutti i vostri amici e commentare con qualche consiglio o con qualche mappa nuova. Comunque, è da tantissimo tempo che non porto eh, Roblox e spero che vi piaccia questa idea di averla portata. Quindi, ragazzi, lasciate un bel mi piace, di supporto. Ok, ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito col video. Iniziamo eh, a commentare, cioè commento io, vi spiego cosa sto facendo. Ok, ragazzi, eccoci qua. Siamo entrati nella mappa e, <coughs> e ragazzi, bisogna andare in un quadrato eh, segnato con delle righe nere. Così potete spawnare eh, la vostra la vostra il vostro ristorante, ecco. Io comunque avevo già registrato un'altra volta questo video. Cioè, non è che l'avevo l'ho iniziato per vedere un po' l'audio così. Infatti, come vedete, c'avevo già il ristorante, il nome c'ho già scritto perché in teoria avevo già iniziato il video, poi l'ho smesso perché per problemi ho dovuto rifarlo. Comunque non ho fatto niente. E dunque allora chi non, io questo gioco qua l'ho già portato sul canale, ma chi, si, chi non si ricorda come si gioca, probabilmente è un ristorante in cui tu devi cucinare e poi devi anche servire. Allora, all'inizio ovviamente. Perché poi, <coughs> poi volendo, eh, potre, eh, potrete comprare gli chef e i camerieri. E vabbè, adesso qui in basso, in basso c'era scritto... Adesso vi sto facendo vedere, eh, in basso c'è scritto AS il mouse, bisogna rotarlo D, mouse, bisogna rotarlo destra, sinistra, col mouse, poi DSS. Eh, praticamente sono le mosse, eh, se possiamo dire, eh, per eh, le mosse per cucinare. Ecco, cioè i tasti, ecco, per cucinare, molto più corretto. Comunque eh, dopo aver cucinato bisogna servire. Ecco qui prendiamo le nostre pizze. All'inizio, ovviamente abbiamo solo eh, le pizze. Perché io ho scelto il ristorante italiano, voi le potete scegliere in tutte le nazionalità. Ah, qui avevo schiacciato il tasto 1 sul computer. Eh, comunque il primo, il primo. cioè il quadratino azzurro in basso. Eh, serve per costruire. Qua stavo provando un po' i tasti, comunque. E adesso dobbiamo servire le pizze. Nel frattempo è, è venuto un tizio a farci visita. Ecco, nel frattempo sono arri arrivate anche delle persone eh, del gioco. Eh, per venire al ristorante. Perché i giocatori veri non possono venire al ristorante. Comunque, eh, come avete visto, ho servito. Adesso... adesso devo aspettare i clienti che decidano cosa prendere. Ovviamente c'è solo la pizza. Però... Eh, hanno già servito, quindi noi dobbiamo schiacciare sopra le persone per, eh, per eh, prendere il loro ordine, e, ah, e per eh, mandarli al tavolo bisogna schiacciare le persone e poi il tavolo libero. Ovviamente e vengono solo quando ci sono i tavoli liberi. mai quando sono tutti pieni. Comunque qua ancora dobbiamo cucinare. Per cucinare ci sono sempre i soliti passaggi. Quindi, eh, vi taglio le parti in cui ci sono. Dove cucino perché eh, sono sempre i soliti passaggi quindi eh, non c'è motivo eh, per lasciarvi eh, dove cucino perché è sempre la stessa cosa. Però più avanti nel video eh, sbloccheremo, eh, <coughs> sbloccheremo un nuovo cibo che non vi spoilerò e quindi, quindi dovete vedere tutto il video che sarà bello. Dovete vedere anche la fine perché. Sarà molto bello. Cioè, guardate all'inizio adesso come è il ristorante. E poi guardate alla fine come sarà. E poi nel prossimo episodio eh, sarà molto più bello. Comunque, mi, eh, mi sono dimenticato di dirvi che eh, solo eh, pri la prima parte del video eh, non c'è la voce per problemi. Perché non abbiamo registrato la voce però nella, eh, negli altri video. Nell'altro pezzo del video me l'ha registrato. Comunque, eh, come avete visto, i clienti ci hanno, eh, hanno finito di mangiare quindi abbiamo raccolto i soldi. E qua vi sto facendo vedere come si fa a, a prendere lo chef e il cameriere. Ecco. Vabbè, andando sul quadratino rosso e poi c'è scritto chef e cameriere. E poi ovviamente c'è anche il drive, come tipo il Mac Drive, il primo esempio che mi viene in mente. E, e niente, però quello lì si sblocca che, con i soldi, cioè tipo dovete pagare 1600 eh, soldi per sbloccarlo e così avete anche voi il drive. Comunque qua ancora sto cucinando, pizza al formaggio, quindi vi taglio la parte. Ecco qui, prendiamo le nostre bellissime pizze e le consegniamo subito ai nostri clienti. Ovviamente possiamo farle anche da lontano. E quando i nostri clienti hanno finito di mangiare, possiamo anche sparecchiarli schiacciando dove c'è scritto sparecchia qui, tipo una roba del genere. Comunque, vedete che eh, sono andati via e ci hanno lasciato i soldi in basso a sinistra. Ci sono scritti i soldi e siamo a 400 soldini. Adesso io sto ehm, vi sto facendo vedere. Eh, che ci possono essere anche i manager cioè gli altri giocatori giocatori veri le persone vere ecco ecco adesso sono arrivati altri ah, qui sto facendo vedere in cui si possono eh, fare si possono comprare le varie cose e qui si possono comprare le box questa qua gialla è per il cibo che i cibi costano di più ma quella azzurra è per le bevande che costano di meno qua si possono vedere quanti ne abbiamo eh, per adesso abbiamo solo la pizza, eh, abbiamo solo i cibi e come avete visto abbiamo, eh, abbiamo un altro cibo perché l'abbiamo appena sbloccato: che sono gli spaghetti al pomodoro. In teoria, poi ci sono anche le, eh, le macchine, appunto. Eh, poi questi qua non so cosa sono. E eh, poi ci sono i costumi che, in teoria, più avanti si va e, e, e più si sbloccano. In teoria, non so precisamente. Vabbè, adesso serviamo a questi due nuovi clienti e gli altri due sono appena andati via. Adesso abbiamo, 400, abbiamo 408 soldi. All'inizio, ovviamente, guadagnate poco perché poche persone vengono due persone alla volta, quindi pochissimo. E come avete visto, ragazzi, abbiamo appena comprato uno chef. E gli chef bisogna praticamente addestrarli eh, perché non sono capaci. Invece, i. <coughs> Come si chiamano? I camerieri, ecco eh, non, si, non si devono addestrare È eh già, solo questi qua Cioè, solo i chef Infatti io sto cucinando Adesso, al posto dello chef Perché lo devo addestrare Ecco qua, possiamo servire i nostri clienti Anche da lontano, in frattempo sono arrivati anche altri clienti Comunque ragazzi, se mi volete seguire su Instagram Mi potete seguire Mi chiamo nick.nkb tutto minuscolo. Comunque, in alto a sinistra, eh, passano le varie cose che dovete fare. Come adesso c'è scritto nick.nkb, cioè il mio, eh, il mio nome di Instagram. Quindi eh, seguitemi su Instagram e ogni volta io nei video mi dimentico di dirlo. E niente, qua bisogna sparecchiare. <coughs> niente, ragazzi, adesso ci mettiamo all'opera, ancora a cucinare. Perché il nostro carissimo amico chef. Non è ancora capace. Vabbè, ragazzi, quindi dobbiamo aspettare ancora. Però adesso sto comprando un bellissimo cameriere. Perché per fortuna all'inizio costa pochissimo. Vabbè, comunque il cameriere serve molto, perché poi non bisogna neanche addestrarlo. Quindi io adesso, in questo momento, devo solo cucinare invece, per addestrare ovviamente lo chef. Invece il cameriere no, il cameriere può iniziare subito, senza che lo addestriamo. Comunque, come avete letto, come c'è scritto in basso, c'è pizza al formaggio e dopo c'è anche un altro mangiare, che sono spaghetti alla bolognese. Prima ho detto spaghetti al pomodoro, ma mi sono sbagliato. Sono i spaghetti alla bolognese, guardate un po'. E, e c'è un altro metodo per cucinare, no? Altri tasti per cucinare, che è molto bello. Questa cosa qui, c'è cioè... È fatto veramente bene questa mappa. Comunque, ho già fatto video sul canale, però questo qua è un altro account, che non vi ho detto all'inizio. E un altro account su PC quindi ho, ho dovuto ricominciare da zero. E comunque, se mi volete seguire, eh, se mi volete mandare il follow, mi chiamo Y maiuscolo su Roblox, ovviamente Y maiuscola Bernic tutto minuscolo e, e a, come finale la T maiuscola, tutto attaccato. Mandatemela e io ve l'accetterò tutte. Quindi, ragazzi, aspettate. Inviatemi la richiesta così volendo possiamo giocare insieme Vabbè ragazzi adesso io ancora devo cucinare per addestrare lo chef E ci vediamo dopo Ma ah, ragazzi una cosa Vedete che c'è scritto qui è spuntato un timer in cui c'è scritto Servi i clienti velocemente eh, prima che il giorno finisca eh, Per ottenere del denaro extra Così ragazzi mi danno più soldi E devo, devo servire i clienti Velocemente, così mi danno soldi. E vi consiglio di fare questa cosa, ovviamente, quando siete all'inizio. Perché così vi danno tanti soldi. E già, ragazzi. Quindi fatelo. Ok, dobbiamo servire l'ultimo. Nel frattempo, eh, ci hanno lasciato dei soldi sul tavolo. E già, ragazzi. Mm, adesso, ecco. Adesso vi sto facendo vedere che lo chef è pronto per cucinare. Perché c'è scritto livello 1 chef. Prima c'era scritto tipo a destra chef non c'era scritto a destra non so cosa c'era scritto vabbè io dico a destra non so neanche se si può dire ma credo di no comunque avete capito il senso però adesso io devo solo non devo fare niente per guardare, perché ho già il cameriere e lo chef quindi fanno tutto loro ragazzi adesso vediamo all'opera eh, il nostro carissimo chef vedete guardate come parte al razzo per andare a cucinare eh, le pizze mi sembra no forse No, la, le paste la pasta bolognese... Eh, guarda come si mette lì a cucinare. Come non ci fosse un domani. E tra 1-0 è passato il giorno. E ci hanno dato 103 punti abilità. Che servono sempre per prendere le box. Per le bevande. <coughs> e appunto i cibi. E... e come si dice? Nel, Nell'account che ho sul telefono che, che portavo prima. Eh, sul canale eh, non mi avevano mai dato così tanti punti nel mio account e questa cosa è molto bella comunque adesso aspettiamo che il nostro carissimo amico chef cucini e niente ragazzi dobbiamo solo aspettare adesso qui eh, apriamo un'altra box di cibo io vi consiglio prima di fare prima di mangiare un po' di mangiare dopo le bevande comunque abbiamo sbloccato un nuovo cibo che si chiama ai ah, eh, Tipo la bruschetta con l'aglio, ecco. Una bruschetta senza pomodoro, ma solo con l'aglio. Eh, voi quale preferite? Quella con pomodoro e aglio? Quella solo pomodoro? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Io le preferisco tutte e tre. Cioè mi piacciono tutte e tre. Quindi basta che c'è una bruschetta io me la mangio perché mi piacciono tutte e tre. Comunque adesso sto cucinando un po' anch'io perché se no eh, ci mette la vita lo chef perché è di livello 1. Infatti... Eh, più si sale di livello e prima ci mette a cucinare quindi è più veloce. <ride> Comunque adesso il nostro cameriere, guardate come serve, come serve bene. Nel frattempo c'è un tizio che continua a venire a, a, al nostro ristorante e niente, poi a, alla fine, eh, alla fine video, vedete come è cambiato il ristorante, io lo so già perché appunto eh, sono, sono, come si dice. Eh, sono il bernic del futuro no quindi so già com'è il video e già ragazzi adesso qui non so cosa sto facendo Ah sì stavo pensando un carissimo nome eh, per il per appunto il ristorante che l'ho chiamato ristorante blu si sì, ragazzi no allora qui eh, vi stavo dicendo eh, nella scorsa serie, non mi ricordo se vi ho portato questo ristorante qua O un altro, ma credo un altro Vabbè, comunque, eh, ho chiamato il ristorante RESTORED Perché è RESTORANTE A posto di ANTE ho messo RED Comunque sì, ragazzi, lo so che ho sbagliato a scrivere Non si scrive RESTORANTE in inglese Però eh, mi sembra in francese Però ho mischiato un po' i due nomi, lo so, ragazzi, però... Non fateci caso, in quel momento magari stavo pensando ad altro, quindi ho fatto francese, italiano e inglese. Comunque, eh, il ristorante l'ho chiamato questo qui, eh, ristorante blu in inglese. Vabbè, qua vi sto facendo vedere che possiamo all allargare il terreno, possiamo comprare il vassoio. Eh, quindi possiamo prendere più robe contemporaneamente. <coughs> Più abbiamo i barattoli eh, per la merce, cioè dobbiamo pagare 250 e dopo al negozio pagare mi sembra altri 100 per, per averlo. Cioè 250 per sbloccarlo e poi 100 per averlo. Questa qua è una, un po' una truffa, però fa niente. Poi c'è anche la pubblicità base in cui c'è un spunto e un cartellone con il nostro ristorante. Così i, quelli del gioco, cioè quelli finti, i giocatori finti. Eh, eh, vengono più giocatori finti ecco E, e così Guadagniamo più soldi allora, Comunque costa 800 Ed è una bella una bella, un, Sono tanti soldi direi Comunque poi più avanti Possiamo fare possiamo comprare eh, un, eh, Una pubblicità Più grande E, e poi ancora più grande anche, eh, Poi è ancora più grande allora Adesso qui stavo spostando eh, La cucina e io non capivo come si faceva girare. Poi ho pensato, Mmm, c'era la R tipo ribalta ruota sempre con R più ribalta ribalta è tipo in testa in giù e più ruota. Quindi ho pensato, Mmm, schiacciamo una R e si gira. Quindi l'ho avvicinato un po' al muro perché sennò mi occupava troppo spazio sta cucina. Quindi sì, l'ho messo più, più indietro. Dopo tanto tempo, eh, di, dopo tanti tentativi, ce l'ho fatta girarlo perché non capivo. Comunque il tasto si girava, però poi ho capito. Adesso sposta, ho spostato tutte e due. Però l'unico problema è che eh, nel robo dove ci sono i piatti, c'erano appunto i piatti e... e niente, c'erano i piatti qui, e i piatti quindi non potevo spostarlo. E poi nell'altra cucina c'era appunto lo chef, quindi dovevo aspettare che i piatti se ne andavano da quel coso lì dove stanno i piatti e eh, appunto adesso in teoria lo posso fare però non mi ricordo quando l'ho fatto e lo chef invece devo aspettare che non cucini quindi quando non cucina posso spostarlo guardate qua ci sono altri soldi da prendere però in questo momento non so che cosa stavo facendo ah sì ok stavo spostando cioè adesso sposto questo qui così avrò più spazio per mettere più tavoli adesso dopo che ha finito di cucinare cioè adesso in teoria in teoria adesso però non mi ricordo quando appunto l'ho spostata ragazzi vabbè io eh, adesso ho finito e vi lascio al video perché tra poco si sentirà la mia voce quindi vi lascio ciao ragazzi è successo un problemino come avete visto dall'inizio video in teoria eh, non mi ha registrato l'audio e forse ve l'ho detto all'inizio video, forse, però non lo so. Comunque non mi ha registrato l'audio e io ho giocato molto, però in teoria eh, voglio fare una cosa figa, cioè quando edito parlo, cioè il Bernicle futuro par parlerà e eh, vi spiegherà cosa facevo. Perché non, è, non ha registrato l'audio e, e niente. Mi scuso però adesso mi sentirà l'audio e quindi possiamo giocare. Comunque, come avrò detto prima, eh, stavo aspettando di arrivare a tot soldi perché poi per farmi dei potenziamenti, cioè comprare nuovi chef, camerieri e fare tante altre belle cose. Comunque, ragazzi, quindi ci troviamo subito quando... Eh, quando... Eh, come si dice? Non Si dice quando, sì, quando, eh, quando avrò tanti soldi. Abbastanza soldi. Comunque, se non ho fatto quella roba bella, eh, eh, sto, cioè! ho fatto solo vedere come si gioca e niente. Ho detto solo che questo qua è un nuovo account. E mi volete mandare l'amicizia in alto a destra? E vabbè, qua stavo spostando un po'. Ho già comprato uno chef. Ho comprato anche un cameriere e bombe. Comunque, dopo. Vediamo cosa comprare qui ci troviamo dopo Ragazzi eccoci qua Siamo arrivati a 575 soldi Non siamo arrivati a 1000 O poco meno Perché ragazzi ci vuole una vita Sono tipo qua da 20 minuti E sono arrivato solo a 500 Lo sapete perché? Perché mi arrivano due persone di qua e due persone di qua Poche persone Quindi guadagno poco <ride> Quindi ragazzi ho pensato di andare a a, eh, a comprare delle dei tavoli più delle sedie però non so quale tavoli prendere non so quale tavoli prendere ma credo di prendere questi qua classici o questi qua sì dai prendo questi qua perché sono grandi ma mm, sono grandi ma, ma costano poco quindi ne compriamo 1, 2, 3, 4 adesso ne compriamo 4 di sedie: 45, 50, 40, 45, 45, 45, 60, 40, questo qua, 25, 50, questo qua 50, ok, 50, 70, 30, 30, 140, 80 e 100. Allora io prenderei questa qua che costa, è quella che costa di meno. Qui e comunque ho cambiato il nome del ristorante. Si chiama eh, restaurant eh blu, quindi sarà tutto basato su il blu, è il nome. E questo qua è tipo più da grandi. Io farei un, un blu e un bianco. Questo qua mi piace. No ragazzi, ho sbagliato. I tavoli non mi sono so dimenticato il colore. Vabbè, ah, però si, può anche, si possono anche vendere quindi ne compriamo altri. Allora, comunque, ne mettiamo: 2, 4, 5, 6. Quindi allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non c'ho più soldi. Ok, allora troppi, troppe cose ho preso. Comunque, allora nel frattempo, qua altri soldi, però. Eh, facciamo un attimo chiudi così nessuno viene, abbiamo altri soldi. Eh, facciamo così, questi qua li mettiamo in negozio. Quindi, no, non questo qua. Ma questo qua, lo mettiamo qua. Questo qua, così, questo qua. Eh, così, così, perfetto. Adesso mettiamo, eh, poltrona, no, tavolo medio, eh, come li mettiamo? Mettiamo, ragazzi eh? è molto difficile mm. molto difficile lasciamo così ok Qua queste qua mettiamo le mettiamo di qua allora facciamo r per girare girare giro r giro r giro 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 qua sono quelli grigi, quindi no. Non voglio quelli grigi, ma voglio quelli blu. Me ne sono accorto solo adesso. Eh, questi qua blu. Ok, giro questi qua, questo, questo, questo e questo qua. Comunque, giro questi qua, giro questo qua, questo, questo. giriamo questo qui. E basta, beh, mettiamo questi qua. Mettiamo qui anche se sono grigi. Poi. anche questi qua. li vendiamo E vendiamo Quindi abbiamo questi tavolini qua. così Che mi piacciono molto Ok facciamo uscire dalla modalità di costruzione Ok abbiamo 175 monete quindi andiamo al negozio Ok ci compriamo altre cose Però i tavolini cavoli tavolini eh, tavolini tavolini questi qua Dobbiamo fare Questo blu qua E sotto bianco Ecco così Così mi piace molto Vediamo Se facciamo al contrario quindi così bianco, cioè qua bianco, qui sopra, e sotto blu. No, per niente, era molto meglio prima. Quindi questo bianco e questo qua blu, mi piace. Sì, 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 sì. Allora, prendiamo, andiamo a prendere le sedie perché dopo vendiamo i tavolini che abbiamo. Per comprare altri tavolini però colore bello quindi uno risparmiamo tutti i soldi che abbiamo perfetto andiamo a casa si sì, si sì, si sì, andiamo a casa vendiamo i tavoli che abbiamo perché mi sono dimenticato vendiamo i tavoli che abbiamo ci abbassiamo così Ci abbassiamo così no andiamoci Ok, ancora mi devo abituare, ragazzi, però cioè mi dovete capire. Allora, vendi, vendi. Allora, abbiamo qua delle poltrone comode R per girarlo, ok. Eh. Ok, allora dobbiamo fare così, così Nel tempo ci sistemiamo. Tutto tac tac. Ehm. Così, e ma allora, abbiamo venduto i tavoli, andiamo nuovamente al negozio perché abbiamo i soldi, però non abbiamo ricavato niente, lo so ragazzi, ho sbagliato, eh, mi sono ricordato dopo che non mi danno sempre gli stessi soldi, comunque eh, ce ne prendiamo solo due, eh, scusate ragazzi, qua ho sbagliato, però ne, eh, ci giocherò, non giocherò, cioè, mi farò un po' di soldi offline, ecco, più corretto, se cioè, non giocherò farò solo i, i soldi. Solo per portarmi avanti nel prossimo episodio. Allora, se, ditemi nei commenti se voi volete, o se no, gioco solo eh, nei video. Vabbè, comunque, per adesso lasciamo così. E facciamo esci dalla modalità costruzione. E ragazzi, questo qui è il mio bellissimo negozio. Guardate che bello. Ve lo faccio vedere anche da qui. Eccolo qui. Guardate un po'. Vedete, si chiama Restaurant Blue. Spero che vi piaccia. Eh, se così vi seguite, lasciate un bel mi piace. E niente, ragazzi. Noi ci vediamo in un prossimo video. E niente, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao!